Sono Mo Pascià. Cassaforte. Devo bene. Bella Mopa. Bella. Come stai? Beh, dai, sto bene. Grande, grande. Ti vedo, sei in forma di brutto. No, no, ti sembra proprio giovane. No, ma cioè, spacchi il culo con questa giacca Versace. Tutto colorato. Polo, tutto colorato. Un po' di colore ci vuole, tutti sono tristi, sai. La gente ormai, nella nostra generazione, sai, tutti sono cupi, tristi perché sotto i debiti. Ma sai che... Ti arrivi con i colori, ci fai piacere di brutto. Sono sempre chiusi, sono sempre lì a fare cose. Colore mi piace. È bello, poi tra l'altro con il tempo che c'è fuori, c'è tutto grigio, così vedere un uomo passare, capito, con tutti questi colori ti fa sempre piacere. Porta un po' di colore, sì. L'hai sì, detto. Sì, 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 alla grande. Come ti ho detto prima, per noi è un immenso piacere averti qua. Onore e piacere, perché bisogna essere chiaro, qua noi abbiamo deciso di lanciare questo format che si chiama La Cassaforte, come vedi c'è La Cassaforte dietro, abbiamo deciso che avremo ospitato solo leggende. Wow! Cioè wow. Non importa quanti soldi hai in banca, quando la così, l'importante è che tu abbia segnato la tua epoca. Che sono onorato di questo. Hai capito? Sono onorato di questo. E noi pensiamo che tu hai lo statuto di leggenda nazionale, attenzione, non locale, dai, leggenda nazionale. Dai, mi stai precursore, no, la verità. Bisogna dire, bro, lo dico sempre ai nostri ospiti, dai. Noi decidiamo, abbiamo deciso di dare i fiori. Okay. Ai nostri amici, ai nostri ospiti mentre sono vivi. Mentre ma infatti, quando mi hai chiamato ho detto, wow, la bomba. Poi la... Cassaforte, poi mi chiedevo cos'è la cassaforte? Cosa si è messo a fare te, santo Dio? Aspetta un attimo, fatemi pensare cosa sta succedendo. Hai visto? Allora niente, poi l'idea l'ho capita quando sono arrivato qua sotto. Hai visto? Infatti è qua dietro. È qua dietro la cassaforte. Cavolo, ho detto Dio santo rega, ma veramente, ma c'è? C'è la cassaforte, hai visto? Non è un green screen, ragazzi, qua. E poi sai qual è la mossa? La mossa in realtà è che noi speriamo di... tra i nostri ospiti di beccare uno che un giorno riesce ad aprirla, magari sono dei lingotti dentro, diventiamo ricchi tutti. Ma che dici? Hai capito? Non sto mai, è chiusa, è così, bro. Abbiamo trovata così, fratello. Voglio gli attrezzi. Abbiamo trovata così. Dove sono gli attrezzi? Ecco perché ci sono questi cosi qua. Hai capito? Puoi far saltare. No, la facciamo saltare. C4 ci vuole, fratello. Che roba. E come hai visto, noi durante la cassaforte parliamo dei fallimenti, dei successi, di quello che ti è successo, della tua vita. Cerchiamo un po' di dare ai nostri, come dire, ai nostri telespettatori, chiamiamoli così, capito? Perché la parola followers mi sta sul cazzo. Mi piace. Ai nostri telespettatori, mi piace. Come dire, la possibilità di conoscere per bene i nostri ospiti. Cioè, capito? Quindi è un format senza tempo. Per te, Tech, sono il libro aperto. Grande, grande. Noi siamo onorati. Spara. Bene, allora, sai che su internet, sì. Quando io di solito, quando prepariamo le puntate, andiamo a fare delle ricerche, meno certo. Male che c'è internet, certo, delle certo. Ricerche. Certo. Su di te sì. C'è pochissima roba. Lo so. Cioè, io la prima domanda proprio che ti faccio è una tua decisione, hai deciso che su internet la tua vita, no, nessuno deve sapere un cazzo. Allora, io di mio sono una persona molto discreta, per chi mi conosce sa che io do qualcosa e il resto lo tengo per me, perché io ritengo che... si devono sapere le giuste cose di un artista, cioè tu devi dare una fetta della tua torta, cioè non puoi dargli tutta la torta. Infatti io nella nostra epoca, questa epoca qui, vedo che la torta se la prendono proprio tutta. Io poi, cioè da sempre, come già sai, anche io sono sempre stato riservato, si sa chi è Mo Pascià che spacca il culo sul beat, resto poco e niente. Infatti da una parte diciamo che la colpa è mia che non ci sono su internet, diciamo, anche perché il cosiddetto internet mi piace per certe cose, perché io sono un tipo che fruga, gli piace la scoperta, sì, sì. Qua lo uso per quello, lo uso anche per il sociale, questo si sa, mi sono sempre impegnato nel sociale, ma per far sapere i cosiddetti cazzi miei, okay. Poco. Poco, poco, giusto, un uomo di una volta, tutto di un pezzo, i cazzi miei sono cazzi miei, piazza pubblica. Sì, ma aggiungo altro, adesso tipo c'è gente che pensa che io non abbia neanche un figlio. No, veramente. Adesso ne parleremo, ecco. Invece... Ma io rispetto questa scelta qua, io penso che il fatto di cercare hype dietro i figli non sia una cosa, capito, giusto? Monetizzare i figli. Bravo, anche perché i figli, cioè, che ti hanno chiesto? Magari questo qua cresce e non voleva essere online. Wow, l'ha capito? Uguale. Cioè tu l'hai sbattuto tutta la sua vita online e tutto. Cioè lasciali il tempo di decidere lui quando, capito, andare online. Perché devi decidere per lui una cosa del genere? Che è esporlo a
chi? Non sai chi c'è là dietro. Sono d'accordo con te, sono d'accordo. Cioè adesso è diventato pericoloso anche montare delle telecamere dentro casa tua per sicurezza. Cioè, capito? Vuol dire, cioè, qualcuno può rubare l'indirizzo IP e poi vendere le immagini di casa tua. Ti rendi conto? Siamo in un'epoca dove le tue immagini, cioè addirittura, cioè, la gente non sa questo fatto qui, che dal momento che tu ti iscrivi a una piattaforma tipo, non so, Facebook, sì. Ok, e tu metti le tue foto, non sanno che diventano proprietà di Facebook. Sì. Cioè non lo sanno, c'è gente perché non leggono i termini e condizioni. E che cavolo, non leggono, no, nessuno non li leggono. E poi, cioè, raga, basta che ti informi, se non li vuoi proprio leggere su il cosiddetto internet, sì. C'è l'informazione abbreviata, basta, sì, che tu vai a vedere, vero, vero, cioè, vero. Fai la domanda, ma le mie foto, è così semplice, vero. Ma l'uso spropositato dei social media sta facendo dimenticare alle persone il bene che può essere internet. È vero. Sono d'accordo con te. Vabbè, comunque l'intervista si annuncia interessante di brutto, ragazzi. Qua allacciate le cinture, guarda, ragazzi. Regà. Siamo per partire. Qua si parla di cose serie. No? Cose serie. Regà, grande, mi piace cosa, troppo averti. Se questo qui continua così, io prendo e me ne vado. Perché le musiche mi stanno già sciogliendo. No, ma hai visto com'è? Hai visto com'è? Allora, noi facciamo una cosa. Okay. Visto che c'è poco di te su internet, sulla tua vita, così, noi non cercheremo di capire le cose che tu non vuoi capire. Ci dirai tu. Comunque la doccia è mia, quello che voglio. Bravissimo, sei sempre tu che decidi quello che ci vuoi dare. Io sono un libro aperto. Bravo. Allora, su internet, quando si legge la tua biografia, non si vede si vede poco. Si vede che sei andato a Casablanca, sì. Poi sei arrivato in Italia, non si sa quando né come. Allora, vorrei farti una domanda tipo sulla tua infanzia, no? Sì, a Casablanca. Assolutamente. Cioè, quando ti fermi un attimo e pensi alla tua infanzia, no? Sì. Qual è la prima immagine che ti viene in mente? La prima immagine che mi viene in mente è praticamente io che gioco al calcio nel club del Raja di Casablanca. Ah! Cioè, un altro calciatore, cazzo, Raja, sì, di Casablanca. Guarda che è un gran club in Africa. È andata a digitare, sì, ragazzi. Wow. Raja Casablanca in Africa è un grandissimo club. Famosissimo, famosissimo, è pieno, è titolatissimo. Non sono una squadra. E praticamente questo è un'immagine che ho perché io avevo esattamente 10-11 anni. Mi facevo tipo 7 km in bicicletta per arrivare a fare l'allenamento a Raja di Casablanca. Perché per me era tipo quel periodo lì era tutto il Raja. Perché volevo giocare a calcio, mi piaceva, come tutti i maschietti alla fine. Sì, sì. E ti dico, non volevo neanche del calcio qualcosa, mi bastava quella felicità che mi dava in quel momento. E poi mi sentivo uomo, perché grazie a quei 7 km in bicicletta, mi sentivo uomo. Sì, disciplina. Wow, mi sentivo uomo. E poi le fermate me le facevo io, tipo, oh, adesso mi fermo lì dal, non lo so, dall'elementare a prendermi la bottiglietta d'acqua, è quella cosa del decidere, sì, se stesso a quell'età, sì, mi garbava tantissimo. Seconda cosa che proprio ogni volta che vado in Marocco, adesso da adulto, vado nella mia prima casa, la casa dove ho abitato io, mia madre, i miei fratelli, senza mio padre che era già qui a lavorare. Okay. E perché? Perché anche quella mi fa ricordare quello che io sei davvero, sono. Sì, da dove arrivi. È interessante perché poi si dice che se tu ti scordi dal punto di cui vieni, non sai neanche dove vai. Assolutamente. Questo dicono, sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. È come quando si dice, se non conosci il passato... Sì, sei perso. Ci capito, fai fatica a capire quello che potrebbe succedere nel futuro. Quindi, poi tuo padre è già in Italia a lavorare, sì, tutto il resto. A una certa decide di farli venire su. Tu quanti anni avevi a quell'epoca? Praticamente avevo 14 anni. 14 anni. Quindi sei abbastanza maturo, capisci le cose, tutto, sì, questo. Sì, sì, sì. Come hai vissuto questo trasferimento? È stato un shock oppure? Come è stato arrivare in Italia, un paese totalmente diverso, freddo, robe, gente strana, tutta bianca in faccia? Wow. E poi aggiungo, parlavo solo francese. Immagina cosa poteva succedere a un marocchino che parlava francese, solo francese, in Italia. Cioè, una roba incredibile. Cioè, tipo, quelli non hanno il bidet. Vedi? Eh sì, perché poi in Francia hanno il bidet. Cioè vuole il peggio del peggio, il marocchino, e poi parla francese, oh Dio. E non hanno il bidet. E non hanno il bidet, peso. Cioè che poi in Marocco, a casa mia, io ho il bidet. No, ma perché praticamente fu, diciamo, una idea di mio padre, un'idea di mio padre di metterci anche il bidet. Vabbè, questo è la seconda. Comunque sì, quando sono arrivato qua, come ti dicevo, parlavo solo francese e mi ricordo che un amico, che lì abbiamo stretto amicizia, mi portò al Luna Park, del Parco Nord. Ah, ok, ma c'è ancora poi in Italia. Sì, lo fanno sempre. Fanno sempre. Mi portò lì e io, sì, non è che non avevo mai visto un Luna Park, è che volevo fare le cose, giocare, sì, qua.
e non potevo esprimermi. È frustrante. Sì, oh, mamma mia, era frustrante. Allora dicevo, cos'è, ogni volta devo andare a chiamare qualcuno per tradurmi? No, sai cosa faccio? Vado lì e parlo francese. Mi capivano, ma non mi volevano rispondere. Oh, dicevo, santo Dio, ma come si fa? Dai, devo farmi rispondere da questi, devo trovare un modo. Allora cosa ho cominciato a fare? Ho cominciato tipo a chiedere al mio amico, scusa, ma come si dice tipo dammi quello o dammi quell'altro? Cioè, immagazzinavo parole pian piano da tutti gli amici. E poi ho capito che la mossa migliore per imparare cioè per integrarmi e conoscere più persone del posto, uh-huh. Infatti ho cominciato subito a fare conoscenze con ragazzini italiani, uh-huh. e guardare molti cartoni animati, uh-huh. L'impatto fu che wow, è tutto diverso, uh-huh. E a me, dato che mi piace da piccolo la scoperta, sì. Fu per me una bellissima cosa. Cioè, il fatto di esplorare, renditi conto, oh, c'è un altro modo di vivere e tutto il bellissimo. Resto, senza rinnegare il tuo, dici, ah, c'è un altro modo di vivere, proviamo anche questa cosa. No, è proprio la vera e propria integrazione. Sì. Cioè, sì, io vivo qua, vivrò qui, sì. Non si sa per quanto, sì, può sì. essere per tutta la mia vita. Sì, sì, sì. Voglio essere uno del posto. Certo, vuoi essere tranquillo, poter andare a Luna Park e poter parlare di Adam e Bia. Oh, bravo. Ho capito. Bravo, bravo. E questo penso che sia un problema proprio grosso. Io vedo molte comunità, diciamo così, che proprio fanno fatica. Perché ghettizzano. Bravo, fanno fatica a me non piace la parola integrarsi, però fanno fatica a essere riconosciuti nel tessuto sociale perché si autoghettizzano, non vogliono imparare la lingua del posto. È interessante vedere che un ragazzo a 14 anni arriva in un paese, si rende conto subito che la prima barriera che deve superare è quella della lingua. Allora, pensare che questo ragazzo di 14 anni, pochi anni prima, mio padre mi chiese, vuoi che ti porto un po' di vestiti dall'Italia? Cioè, l'Italia è conosciuta, cioè, stile, vestiti. Ma io non lo sapevo. Senti qua, cosa mi immaginavo? Perché a quell'epoca lì stavamo studiando la Venezia ducale, no? Sì. Per me i vestiti italiani erano quelli della Venezia ducale. Era Serenissima. È sbaccato, io ce ne voglio vestire. Cioè, io pensavo quello. Allora disse a mio padre proprio: papà, io i vestiti di quelli non li voglio. Mi vuoi vestire come una donna? Oh, quasi porta i soldi che voglio. Vai, capito, cioè, hai già capito. Già mi pensavo un Casanova all'epoca, sì, sì, capito? Hai sbagliato. Ma tu non sei sempre stato un po' un Casanova. Io la volta che tu era con delle belle donne, tu hai sempre visto con delle belle donne, uomo, non scherzi un cazzo. Dai, mi sono sempre trattato bene. Sì, sì, bravo. Sì, sì, sì. Vestiti e donne. Bravo, sì, bravo, sì, mi piace. Sei italiano proprio, arrivato, hai capito come funziona. Vestiti e donne. E cibo, donne. Cibo. E cibo buono, ci devo ragionare a dirlo. Ma no? Quello è un classico, sì. Quindi arrivi in Italia, capisci che devi iniziare a parlare l'italiano e poi una cosa devi andare a scuola. Sì, devi andare a scuola. Infatti, sì. E quindi a scuola, come era il tuo rapporto con i libri, professori, volevo dire? Ci ho messo veramente poco a capire l'italiano. Perché? Perché avevo la base di una lingua latina. Sì, sì. E quindi mi ricordo proprio che ogni giorno immagazzinavo qualcosa e sta cosa piaceva molto ai professori, sì. Perché io dovevo fare per forza la terza media qui. Spiegaci come va, spiegaci. Cioè, perché praticamente la mia terza media non era chiusa, diciamo. Cioè, io sono entrato anno scolastico già cominciato. Ok, ok. Non okay. È che non hanno riconosciuto la tua testa. No, bastava tradurla. Ok. Bastava tradurla. E non è, praticamente mi hanno chiesto proprio di rifarla. Ok. Allora ho dovuto farla abbreviata, quella di 150 ore. Sì, sì. E l'ho fatta e sono andato molto, molto bene. Bravo. E già uscendo dalla scuola media parlavo già molto bene l'italiano, riuscivo ad esprimermi e soprattutto a poter chiedere quello che volevo, perché, sì. Perché la cosa più importante in una lingua è sapere quello che ti serve. Sì, cioè. E poter esprimere le tue idee, poter capire, sì, dire sì. Io voglio questo, se no sì. Sei frustratissimo. Sì, sì, sì. Se sì. No proprio... Mi ha aiutato il fatto dei cartoni animati e gli amici tanti. Sì, è vero. Sì, tantissimo, tantissimo. Ma e poi dopo sono arrivate le ragazze. Mica hai capito che è meglio passare tempo con le ragazze che impari di più. Quelli mi hanno aiutato in tutto. Impari di più. Ad esplorare la cultura. È chiaro, hai spaccato, brother. Hai spaccato. Ma tu che tipo di scuola hai fatto? Tipo... Io la scuola... Cioè, io quando ho finito le medie mi ricordo che volevo fare il linguistico. Ok. Tu sei portato per le lingue, poi ti piacciono le lingue. Ecco. Anche perché tu arrivi in Italia a 14 anni, ma già nel 2000 già rappi in italiano. Sì, sì. Non è una cosa da poco, sai? Sono in grado di poter fare una cosa così. Vero. Io sono arrivato nel 97 tipo, più o meno,
Già nel 2000 già ne parlavi in italiano. In italiano. Hai capito? Dai, un applauso per sì, me, sì, sì, questa è la cosa. No, ma sì, no, cioè, niente, uomo, fiori ai nostri ospiti finché sono vivi. Allora, e quindi un cazzo. Poi cresci, adolescenza, gli amici italiani iniziano a farti vedere, oppure tu inizi a le canne. Quando è che hai iniziato a fumare le canne? Perché prima ho iniziato prima delle sigarette. Ah, prima delle sigarette? Sì, assolutamente. Mica hai spaccato, fratello. Perché praticamente mi ricordo che c'era un amico mio che... io sapevo già cosa erano le canne, cazzo, vengo dal Marocco. Sì, il Marocco è... avevo uno zio, pace l'anima sua, adesso non c'è più. Lui... aspetta che faccio... Si posa in faccia giù. Sì. Lui praticamente spaccava un sacco. Io c'è l'odore del Lines, ce l'avevo sempre nel naso. C'è costante, tutta la vita, costante. Solo che lui mi diede un consiglio incredibile. Mi disse, guarda, cerca di non farlo mai, no? Ma questo lo fanno tutti. Sì. Mi sa che è il modo più sbagliato di dire non fare, cerca di non farlo mentre tu lo fai. Non è sbagliato. E niente, praticamente quando sono arrivato qua c'era un amico di Balotta. In un angolino, la lunetta Gamberini, che stava rullando, lo guardo, gli faccio, stai facendo una canna? Mi fa, sì, sto facendo un cannone. Faccio, lo fai accendere? Mi fa, ma tu non fumi? Faccio, dai, fammi provare. Me la passa, feci due tiri, e da lì fu amore al primo tiro. Hai visto? E poi come hai detto, un po' per noi tutti, cazzo, l'hai detto, però adesso io so... E l'hai detto tu prima, no? L'hai accennato. Tu adesso sei padre di famiglia. Sì, sì, sì. No? Ah, si vede. No. No. Diciamo, quanti figli hai? Quanti figli hai adesso, scusami? Allora, ne ho tre. Tre, ah, grande. Tre. Grande, uomo, grande. Cioè, tu così con tre figli sai che hai già fatto un favore enorme all'umanità. Hai assicurato la continuità della nostra specie. Mm. Perché l'equazione dice, se due ne fanno uno, diminuisce la popolazione. Sì, sì. Se due ne fanno tre, allora... continua con la sì, specie, sì, sì, si perpetua. Quindi tu hai tre figli. È probabile che mi scappa il quarto. Eh? L'hai detto, bro, siamo africani, bisogna farli, cazzo. Bisogna farli. Allora, se non li facciamo noi, c'è l'Italia. Che è, no, hai capito? La forza lavoro del futuro siamo i nostri figli. Sì. Allora, stiamo dicendo... Anche se so che qualcuno non piace questa cosa. Lo so, a molta gente. Però a me piace che a quelli là non piace questa cosa. Ci sta. Perché non hanno alternative. Bravo. Noi siamo qua. Noi siamo qua, è così. Quindi stavo dicendo, tipo un argomento come quello che delle droghe leggere, sì, le canne, anzi le droghe in generale, tu che la l'hai mai affrontato con i tuoi figli oppure in che modo pensi di affrontarlo con i tuoi figli? Cioè, visto che non vuoi ripetere l'errore di tuo zio. Guarda, per non ripetere l'errore di mio zio, mio figlio ha 12 anni. Che è già esposto a 12 anni, è molto esposto. Sì, lui sì, mi vede, cioè nel senso, io non è che lo nascondo, perché devo nasconderlo? Cioè se io ti nascondo una cosa vuol dire già che tu sei bravissimo, curioso di... bravissimo. Ma già tu... ti sto incitando a voler provarla. Io se la vedo come te. Umani. Sì, umani, bravissimo. Umani. Il frutto, l'albero là, quello della tentazione, genesi. Della tentazione. Bravo, è quello lì, l'essere umano. E poi piace... ti aggiungo una chicca. Dicono mena. Mm-hmm. Ma non si sa cos'è. Non si sa cos'è. Non si sa cos'era. Questo c'è, ci potremmo scrivere un libro su questa sì, cosa. Sì. E quindi tu poi vorrei... chiederti come la paternità ha influenzato, ha impattato il tuo modo di fare musica. Wow! È praticamente stato un impatto incredibile, perché è come se mi avessero messo un altro vocabolario in testa, perché sia il sentimento in sé, cioè nel senso cambi, perché cambi totalmente, perché l'impatto con la mia prima figlia purtroppo non è stato proprio quello da un impatto paterno, perché... No. Cioè, l'ho vissuta poco, ero giovane. Lei adesso ha 20 anni. Oh, wow! Wow! Quindi l'ho vissuta poco. Wow! L'ho vissuta poco. Cazzo, lei è una 2004, sì, 19. Cazzo, grande. Sì, lei l'ho vissuta poco. Eri proprio giovane. Infatti non mi eri giovanissimo. Sì. Proprio l'epoca che facevamo cagare. Sì, era proprio... Sì, no, l'epoca lì, quella sì, tosta, sì, no? Sì, di via del fratello, sì, no? Sì, sì, sì. Quella. Infatti mia figlia è stata concepita in via del fratello. Hai sbagliato. Vabbè, comunque, lei sì, lei... pensa alla ventenne che c'è un papà incartolato, ste robe, lei impazzisce, cioè lei non mi chiama neanche papà, cioè è proprio, infatti bacino sole. Avete un rapporto voi due? Ce ne sì, ci sentiamo, ci sentiamo, lei quest'anno ha saltato gli auguri, non me l'ha fatto. Però è normale, è impegnata, 20 anni, sì, ci sta, sì, devi sì, pensare sì, alla sua vita. Fidanzatino, se no sì, sì, ci sta, ci sta. E niente, cioè,
Ogni figlio ha un suo impatto personale. Okay. E questo è interessante. Cioè, non tutti hanno un impatto... Lo stesso tipo di impatto, perché... Tipo Omar, che è il secondo, è come fosse il primo, diciamo, perché quello che ho vissuto, diciamo. Sì. Lui è praticamente, mi ha cambiato la vita, proprio, perché gli ho dedicato anche una strofa, proprio, sì. Cioè, lui è... Tipo mi ha reso uomo. Sì. Cioè io... Perché eri più consapevole quando l'hai concepito, sì, e tutto, sì, il resto, sì, era più... Mi ha reso più uomo. E mi ha fatto... Mi ha aperto delle porte, cioè tipo... Capire che tu devi combattere per... ecco, l'altruismo, no? Sì. L'altruismo a volte si confonde. Sì, è vero. E un figlio ti può insegnare proprio ad essere un altruista, vero e proprio. D'accordo, perché d'accordo. A volte tu devi dare a lui, sì, togliere a te. Sì, e questo è altruismo, vero, puro. Vero. E quello che sto... Cioè, quello che mi ha insegnato Omar, che è il secondo. Il terzo, che è Shuaib. Shuaib è nato da, sì, da un anno, sì, e... Cioè, 16 mesi, 15 mesi, scusa se mi sbaglio, figliolo. lui mi ha dato il colpo di grazia nel buon senso, perché lui ha fatto me di adesso. Okay. Cioè che è un'altra metamorfosi. Okay. Perché io la mia vita è proprio fatta di metamorfosi. Sì. Non sono più quello di che sì, sono totalmente diversi. Sì. Presente quando ci siamo, sì, 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 sembra, sì, un'altra persona. Sì, sì, cioè, sì. E sì, questa cosa, secondo me, cambiare nella vita serve anche per tenerci vivi. È vero, è vero, è vero. Allora, a questo punto mi piacerebbe parlare della tua carriera musicale. Wow, no? Complicatissima. Lo so. Allora, wow. Vorremmo ripartire dalla genesi, dalle basi. Genesi, proprio. Sì. Tu com'è che ti sei, com'è che hai scoperto la cultura hip hop? Com'è che ti sei? Allora, io penso che ero amico di un bel po' di rappers e... alcuni li prendevo anche in giro. Già, ma che cazzo fanno questi buffoni con questi pantaloni larghi? All'epoca dei baggy. Ma infatti, tu non ti ho mai visto che pantaloni larghi. Tu sei sempre stato elegante, però anche a 20 anni era sempre fresh. Non lo so poco. Io mi ricordo. Io fui uno dei lanciatori degli stili, come sì, si chiama, sì, era apparsa adesso. È vero, questo dalla Momo. Cioè, io ricordo le prime volte che io a Momo nel locale hip hop, dove la gente era tutta a Momo, arrivava con... Capito? Giacchetto, sì, i jeans, sì, sì, così, sì, c'ha. Sì, sì, sì. Proprio, presente il Maruevo, quello che sembra italiano, fighetto? Arrivava così, Momo. Cioè, ti giuro. Proprio, come adesso. Sì, come, sì, adesso, come adesso. Però quando loro indossavano tutti i baggy. Sì, è vero. Avevano i baggy, vero, che toccavano quasi per terra. È vero, è vero, è vero. È vero. Che culo, dicevo. È vero. Ma ti sei caccato sotto? Cioè, non ho avuto mai... Cioè, non vuol dire che non sono hip hop, Cioè, non ho mai avuto un buon rapporto con i baggy. Sì, allora, sì. C'era Lama Islam, sì, che abitava nel mio palazzo. Lo salutiamo, Lama Islam. E praticamente lui andava a prendere i vestiti in Francia, dai, lo sai, sì, questo, sì, sì, sì. Andava a Parigi, lui è un avventuriero, yeah, sì, io massimo rispetto di Carlo, e niente, lo sentivo fare rime, dicevo, cazzo, è importante, perché io poi la musica, cioè io vengo da una famiglia che la parte di mia madre che tutti suonano, ok, tutti suonano, io già cantavo, canticchiavo, perché facevo parte di, cioè lì abbiamo un'istituzione chiamata la Casa della Gioventù, okay, dove tu, è un po' fascistella come cosa, però sì, è vero. Carino. Però sì, è utile. Allora tu esprimevi il tuo talento lì dentro, c'erano un sacco di discipline, dal canto al pallavolo. Sì, sì, sì. Tutto. Ma infine, anche io da piccolo c'era in Francia, si chiama MJC. Vedi, sì, l'abbiamo preso da loro. Sì, sì. Dello sai, colonia francese. Sì. Allora praticamente col tempo, quando sono venuto qua, ero già predisposto a fare musica. Mm-hmm. Però lì pop, guardato, dicevo, ma mi sembrava che ripetevano sempre le stesse cose. E dove ho iniziato? È stato Royal Medi. Bigo. Che mi fa, senti, che eravamo a casa di Inoki, mm-hmm, eravamo lì che stavamo stabaccando cosa nuova, stavamo stabaccando qualcosa di buonissimo dell'epoca, perché adesso quello che c'è adesso, merda, ce lascia perdere, quello che c'è adesso secondo me è più buono di quello che fumavamo noi, mm-hmm, comunque, e niente, stavamo fumando, allora mettono un beat, iniziano a rappare Fabiano, allora Fabiano mi dice, dai, ma perché non fai qualche battuta, quella fece una battuta, tu devi rappare, lui è Royal Me, ma tu devi rappare, cioè un cazzo spacchi, perché secondo me anche quando ci ascoltano i tuoi pezzi, secondo me i tuoi pezzi sono freestyle, cioè si sente che tu c'hai quella cosa lì che sai, sì, improvvisare, mi piace. Che le rime ti vengono, sai improvvisare, e cioè
Cioè, io bozzo i pezzi, cioè, tipo, io non scrivo una strofa, cioè, io faccio delle bozze e poi definisco in studio. Sì. Infatti, si sente che è genuina quel modo, capito? Si sente che è molto genuino. Perché mi piace One Take pure. Sì. È molto vero, questo sono io, capito? Ci sono pochi effetti speciali. Poche pippe. Ma poi questo è lo spirito di Pop di una volta. Tu vieni dell'epoca in cui l'hip hop era performance, nel senso è normale che. Dovevi essere veramente performante. Dovevi essere performante, bravo. Sì, anche con i gruppi. E quindi lì in quel momento hai deciso che vuoi un fanculo, spacco, faccio un rap. Cioè, nel senso, quando dopo quel freestyle lì ti hanno detto, bro, sei partito. Sono partito, credo che meno di un anno dopo facemmo Demolizione in parte. Ah, bomba. Ma infatti volevo parlare di questo, cioè il tuo ingresso nella crew PMC. Cioè, come è successa questa cosa? Cioè, vuoi raccontare un aneddoto intorno alla cosa? Cioè, nel senso, un giorno, cioè, dopo il freestyle, quello lì, bam bam, vi beccate, poi un giorno dicono, vieni a fare, cioè, come è successa questa cosa? È stata una figata, perché praticamente, perché già li conoscevo i ragazzi, ho avuto anche un po', diciamo, tra virgolette culo a far parte di quelle crew lì, perché all'epoca, diciamo, se la comandava proprio. Sì. Ma poi erano in tanti, così, scusami che ti trompo. Ti ho toccato ma 20 persone. Bravo, perché... ma tu cioè, io sono curioso, io che io ci conosciamo bene tutto, sì, però non ho mai capito chi è dentro, chi era dentro, chi non era dentro. Perché... se tu adesso ti ricordi, facci qualche nome, guarda, per favore. Ti spiego. Così, bravo, cioè l'hai detto tu che sei membro dentro, nessuno può venire a dire no, tu non l'hai capito, perché tu lo sai. Praticamente PMC erano PMC, Porcino Massiccio e Crew, erano Pazzo, Gianni Cagey, Inoki, poi adesso scusatemi ma non volevo voler, ce n'era uno che poi non c'è stato più. Ok. Questa è PMC. Okay. E poi loro gli venne l'idea di fare un PMC All Stars. Ok. E lì, raga, si sono sbizzarriti, ho perso i conti. Sì. Però, cioè, sono Nama, io, Royal Medi, Nunzio, Stichang, Rischio, Gora, sì, Ward, tutti questi erano PMC All Stars. È vero. Eravamo in una squadra. Era un peso, cioè mi sa che non c'è mai più stata una come quella. Noi quando arrivavamo nelle gem era tipo... Mafia che fu, guarda, tipo c'è un camion di gente che sta arrivando. C'è. C'era una roba pazzesca, dicevi, merda, ma questi stanno arrivando i bolognesi. Tutta Bologna praticamente. No, ma quello perché spaccavamo? Perché eravamo la prima crew multietnica. Sì, è vero. C'era nessuno prima di noi. Mm-hmm. E poi i marocchini, tipo adesso sono come i funghi quelli che eravamo. Vero, no? Vero. Eravamo in tre noi. Cioè, poi uno era italo-marocchino. Eravamo io e la Maislam. Allora. Sì. Cioè, meglio era italo-marocchino, è vero. Questi qua sono, purtroppo, quelli che ci sono adesso, dico purtroppo, cioè, ce le attribuiscono perché sono marocchini, cioè, però io me ne lavo le mani. Sì, sono più italiani che marocchini. No, più tanto me ne lavo le mani perché rappano male, purtroppo. Ok, cioè. ci arriveremo, guarda. Grande uomo, hai spaccato, guarda, senti. Allora, quindi stiamo parlando della tua entrata nella crew PMC, dicevi sì, che sì. Bam bam, mi siete beccati, quindi stavi raccontandomi come è successa la cosa. Ah, come sono entrato in PMC? È stata proprio una cosa automatica, cioè, dal momento che io ho rappato quella sera a casa di Fabiano, hanno proposto i ragazzi, io e Medici abbiamo detto, sai cosa, costruiamo un gruppetto io e Medici, e con quel gruppetto entriamo in PMC. Mazzini Magreb. Mazzini Magreb. Grande, io sono in enciclopedia, fratello, so tutto. facciamo Mazzini Magreb e esordimmo con Demolizione parte 2. Wow. Demolizione parte 2, quando mi chiamarono i ragazzi per registrare a casa di... Adesso posso nominare quelli famosi? Sì, certo, come no? Qua fa tutti i nomi. Delle volte... Qua fa tutti i nomi, non c'è copyright sui nomi, fanculo. DJ Shablo. DJ Shablo era tipo un DJ nostro. Diciamo. Era il nostro DJ e facevo parte del PMC All Stars e quell'epoca lavorava da casa, aveva un PC piccolo. Era genuino, molto genuino. Sì, sì. Mi piaceva tantissimo questa cosa qui. Andavamo a suonarli. E... quando c'era rischio non ci apriva mai. Anche perché c'era il biff, il rischio, dici? No, rischio era uno che voleva lavorare da solo. Ah, ok, quindi quando rischio andava a fare i suoi pezzi, perché poi noi non eravamo leggeri noi Mazzini Magreb. Sì, lo so. Allora ti racconto un aneddoto. Uh-huh. Praticamente un giorno suoniamo io e Medi. Shablo non rispondeva, allora guardo me e dico, il pezzo di merda è in casa. Lui mi fa, come cazzo facciamo adesso? Vieni con me, c'era l'impalcatura. Che grandio! Che grandio! No, ma fu stupendo perché salimmo fino alla finestra sua.
Perché era aperta e lui stava lì lavorando con Jingle. Che roba! Ma io faccio... Oh, un pezzo di merda da mio no, 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 guardo me e faccio... Sono due le cose. O sfondo la, la finestra oppure bussiamo... No, bussiamo tranquilli. Tac, tac. Si gira e lui spaventatissimo. Toro! Gli faccio... faccio, ma che cazzo fai, vecchio? Cioè, ma tu... Cioè, come cazzo... Cioè, dici che non ci vuoi far entrare? Vuoi... No, no, Tori, potete entrare quando volete qua là. E... Ma noi non ci... Eravamo persone... Cioè... Ragazzi. Eravate giovani, sì. Era un giovane. Giovani. I più giovani della crew. Focosi, sì, è vero. Eravamo i più giovani della crew e allora, è presente, i più giovani sono i più giovani. Sì, sono sempre focosi, sì, sì, sì. Allora, sì, questo aneddoto ce lo ricordiamo fino adesso io. Ma credo che anche Shablo se lo ricorda. Ma sì, se lo ricorda per forza. Sì, sì, sì. Allora, sì, uno, era uno che credeva proprio nel progetto Mazzini Mare. Sì, infatti, sì. Big up Shablo. Sì, no, Shablo comunque ha fatto delle belle cose. Sì, a me mi ha dato l'unico rapper, cioè... Ha fatto anche cose buone. Bravo, produttore d'Italia che mi ha detto vieni facciamo un pezzo all'epoca. Sì, sì, lo so. Ma pure dato 100 euro. Ma lo sai, ma lo sai. Sì, sì, posso dirti una cosa. Quindi guarda. Shablo è un grande scopritore di talenti. Sì, è vero. Non c'è un cavolo da dire. Sicura c'è un gran orecchio. Sì, sì, sì. Sicura ma la musica. Sì, assolutamente. Allora, tu entri nella crew nel 2010, sì. Fate un sacco di progetti insieme. No, 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 scusami, 2000, due, okay. 2002 sono 2002, sì. Bravo. Fate un sacco di progetti insieme, tra cui Demolition e tutto il resto. Mm. Però il tuo progetto solista, solista arriva nel 2012, ma nel frattempo tu fai un sacco di feature in giro. Sì. Di modo, perché poi all'epoca era così il gioco del rap, non è che potevi arrivare a fare i dischi, cioè ti facevi vedere, facevi leggere, giravi, non avevi neanche la necessità di fare gli album, questo bisogna dirlo, perché poi sembra che le persone erano pigre e tutto il resto, però uno faceva i pezzi, suonava alla vivo, vedeva se funzionava e lo chiamava a suonare. Avevamo altre priorità. Però. Bravo, in più. E, allora, tu hai fatto tanti feat, a noi piace fare il gioco dei giochi. Sì. Per te abbiamo concepito un gioco che si chiama il gioco dei feat. Sì. Ok. Sì, sì. Cioè, quindi noi ti cacciamo fuori un feat che hai fatto e tu ci racconti le circostanze. Ah, di com'è nato. Di com'è nato, dai, com'era la cosa. Figo, quindi, nel disco c'è Adriana Hamilton, gran voce, ma chi è quella? Come è, chi è? Com'è successo? Sì, Adriana. Ciao, Adriana. Adriana, praticamente io, cioè, mi innamorai subito della sua voce. Non l'avevo vista. Uh-huh. E mi hanno detto che all'epoca stava con Fadamat. Uh-huh. Allora io sono cioè, a Fadamat avevo un buon rapporto, cioè mi ricordo che Fadamat poi girava, cioè, all'epoca, no, incredibile, all'epoca sapete che gli faceva le doppie? Fedez. Ah, davvero? E Mischilla. No, che cazzo mi stai dicendo? Scoop, quindi scusa, Fadamat Patrick gli faceva le doppie e Mischilla e Fedez, ma perché l'Italia è un paese così, fratello? Allora, scusa, dobbiamo chiamare Fadamat, devi parlarci. Scusa, allora, due sono le cose. Tu magari lo sai meglio di me. Sì. O Fadamat ha fatto lo stronzo con loro, tutto il tempo li trattava da merda. Lui li trattava male. Allora, là ci sta, perché se tu prendi i ragazzi li tratti bene, quando arrivano al top, ti danno un po' di lavoro, no? Dogo, dai, lascia stare. Capito? Cioè, però le persone sono diverse, no? Le persone sono un po' diverse. Scusa. Se tu hai dato da mangiare a uno, l'hai trattato bene, capito? Oggi l'hai fatto le cose e tutto il resto. Se domani hai... Cazzo. Ma la cultura hip hop va avanti proprio per questo motivo. Perché la gente si mette insieme. Ma no, ma non è come in Francia e in America qua, lo sai già. Dai, lo sai meglio di me. Ma lo so, però dobbiamo parlarne comunque. Cioè, capito cosa vuol dire? Cioè, bisogna far venire alla luce queste cose qua, perché il movimento non può andare avanti se ognuno, quando si crea un piccolo spazio... Io ti consiglio di chiamare Fadamat e farci... Adesso lo chiameremo. Comunque, stai parlando di Hamilton. Te ne racconta tantissimo. Adesso l'hai detto, adesso chiamiamo Fadamat, l'hai detto. Fadamat, se ci guardi, sei il prossimo ospite. Lo sai già. Ti voglio bene, lo sai. Ti voglio bene. Scusate, ho toccato il microfono, visto... Ma fa niente. Vabbè, comunque, dicevo... Di Hamilton, che non avevi sentito la voce. Sì, mi è piaciuta tantissimo. Allora, come sono io, ho chiamato un suo tipo. Mm-hmm. Io ho detto, voglio fare un feat con Adriano. E lui mi dice, va benissimo, tranquillo, quando vuoi. Niente, mandai il beat a lui e lui non l'avevo neanche conosciuto ancora. Mm-hmm. E poi venne lui e lei per un evento. Mm-hmm. Qui a Bologna, una piccola jam. E l'ho vista. E lì mi è venuta voglia di farci il video. Ah, ecco. Dici, questa è una bella voce, ma si vende anche bene. Ma l'avete vista? Sì, l'avevo vista, è carina. Carina. Vabbè, per non offendere nessuno, no, sai. Se usi le parole strane qua, non sai. L'avete vista? Le donne, le signore. L'avete vista? Tu devi dire carina. Digitate, guardate. Io l'ho vista. Gran voce. Gran voce. Io. Sì. Ma è completa. È simpatica. Cioè, questa è la cosa, cioè simpatica e non si rattira e tutto quanto. Infatti, big up Adriana, e lei ha accettato subito, abbiamo registrato a distanza,
è andata così, è stato sì, bellissimo. Pezzo spacca, pezzo spacca, brava voce, bellissimo, bel pezzo. Bellissimo. Abbiamo scelto una base francese. Sì, sentito il pezzo è una bomba. Ma è inutile chiederti del feat con Fada, ma tanto eravate già, vi conoscevate, girare e tutto il resto della storia. Ma invece c'è un'altra che ho scoperto ascoltando il tuo disco, Pamela Brigante. Wow, Pamela. Sì, ma chi è questa? Allora, Pamela è praticamente una ragazza genovese, che ho conosciuto sempre in una jam, questa è la cosa bella. Ho conosciuto sempre in una jam e poi dopo è nata un'amicizia veramente profonda. E io per un po' di tempo mi sono frequentato con una sua amica. Che poi se n'è andata, cioè se n'è andata, che non c'è più. Okay. E quel pezzo l'ho scritto io, per ritornello. Ah, okay. Per ritornello l'ho scritto io e diciamo anche la musica è scritta proprio da me, a parte il beat di Jay-Z, come sanno tutti. E lei è venuta qua a Bologna a registrare, abbiamo registrato in casa da Kike. Ti ricordi quando registrato? Sì, sì, mi ricordo. A casa di Jay-Z. Sì, mi ricordo. Come? Abbiamo registrato lì, è stata una bomba, sì. Bello. Bello, ma poi dopo c'è un feat con Io, di Roma. Ah, avete fatto un pezzo insieme. Com'è nata questa collaborazione? Ah. Quella di Ion ci hanno cercato proprio loro, perché stava nascendo questo gruppo Odeiro Maclean, una roba del genere, e loro cioè, sapevano che... Cioè, volevano qualcuno da gente seria, gente già, credibile. Gente già lanciata in credibile. E loro avevano già del beef con i milanesi. Ok. Cioè c'era già beef. Sì, ricordo la storia quando sono andati a prendere quei piccoli. Ma ero là! Gente lì. Ma ero là io! E hanno beccato Caneda. Povero Caneda. Proprio Caneda, sì, poverino, poverino. Però ha avuto le palle comunque, bisogna dirlo. Caneda, due coglioni così, non è scappato. Bro. Non è che ha detto, non ha chiamato nessuno. Ma si è preso la cosa. Ma l'hanno detto perché non avevo nessuna alternativa. L'hanno proprio blindato. Ma si poteva chiamare, dire, oh, io sono qua, i vostri amici sono venuti, non gli ha dato un cazzo. Non gli ha dato un cazzo, ho detto, bro, cioè, comunque arrivano tre tipi, quattro tipi grossi, là, che capito, che vogliono farti, tu rimani lì in piedi, nelle tue scarpe, comunque dai, big up. Non è ma quella sera ci suonavo con Fadamat. Ah, vedi? Ah, pensa te. Fadamat viene sempre, devi chiamarlo. Sempre. Sì, no, lo chiamo, sicuro. E che praticamente quella sera lì, cioè, loro ci hanno cercati. Ci hanno cercato e hanno chiamato l'AMA. Prima cosa era per conoscerci, poi condividevamo la stessa cosa, sì, che ci stavano sul cazzo i milanesi. Ok. Ma a me perché mi stavano sul cazzo? Bravo, volevo arrivarci. Perché c'era questa cosa con i milanesi? Del beef. È famoso sto beef. Sì, è famoso. Ma se tu vuoi, adesso stiamo proprio arrivando, è come se siamo... Sai che dicono che due persone quando parlano per un po', dopo si sintonizzano. No, sembra che tu hai letto l'intervista, invece lo diciamo, non l'ha letto, non c'è proprio... Qua non di niente, domande in anticipo, qua è... Pum, sei. Quindi... Arriviamo a parlare di questo. Certo. C'è un feat con Inok, tu sei Inoki fratello, c'è un feat con lui, in particolare, che è Le Mocche Fanno Bu, che era un diss a Vacca. Sì. Giusto? Sì. Che è anche lui milanese. Allora. No, è da adozione, certo. Da adozione, bravo. Allora. Ciao Alessandro. Sì, grande Alessandro. Tu, cioè, vuoi raccontarci che cosa ti ha spinto a partecipare a quella cosa? Perché quello che noi, cioè almeno quello che da fuori sembrava che fosse un beef tra Inoki, no? E Vacca. Ah, ok. E che boh, Inoki non riuscisse a fare il beef da solo, quindi sta come in strada, no? Vengo con i miei amici! C'è capito la storia? Cioè tu raccontaci un po' la tua versione, la tua... Beh, sì. Io poi, come ti ho detto, cioè, le cose vanno dette. Praticamente niente, scherzò con lui, Fabiano con Vacca. Infatti ciao Fabiano. Grande Fabiano. Praticamente scazzarono e Fabiano era preso malissimo. Non mi ricordo neanche per cosa. E lui mi propose il diss. Io sono hip hop, cazzo. Cioè proponi a uno, cioè come se tu proponessi a uno della East all'epoca dei diss, di dissare uno della West, capito. Qualsiasi. Vai. Capito. Quindi per te era sport. Oh! Ho capito. Era pure sport, e te dici fa ancora vai, mi piace. La prima cosa che mi è venuta in mente è mogli spacco il culo. Capito? Non una botte. No, chiaro. Sapevo che non c'era partita. Sì, no, chiaro. Cioè, poi non saremmo mai arrivati lì. Cioè, ma fa un culo, poi sono arrivati quasi lì. Ma non con lui. Ok. Non con lui. Fabiano con Alessandro, sì. Che è una cosa strana. Cioè, che Alessandro che... Oi. Per amor di Dio, ti voglio bene. E praticamente niente, ci fu questo beef qua, e entrammo in studio,
entriamo in studio e io ero carichissimo, anzi, cioè, dicevo stringi, andiamo a registrare. Anzi, cioè, volevo esserci solo io nel pezzo, grazie. Lui, cioè, nel senso, anzi, ma non è che mi ha preso male, però ho detto, cazzo, perché tutta sta gente? E poi ho pensato che magari Fabiano voleva mostrare le palle, okay. Cioè che noi siamo in tanti, ci sì. Mangiamo, ma non c'era bisogno, Alessandro, no. Santo Dio, cioè. Sì, sì. Cioè, vi voglio bene, ma è quello che è. Cioè. No, però se così qua poi vedi, il modo in cui la racconti, si vede proprio che è una cosa hip hop, musica e tutto il resto. Non è, e poi questa è la mentalità dell'hip hop, no? Cioè, l'hip hop è sempre competizione e tutto il resto, basta che rimanga lì, a livello, come due pugili, no? MMA, su un ring, pam, 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 se le danno poi si abbracciano. Poi vanno a bere un drink insieme. Eh sì, ci sta, ci sta. Infatti dopo è finita così, cioè, sì, fatti delle foto poi, tutti insieme. Poi dopo avete visto, poi sì, sì, è finita così, sì, sì, è finita così. Finita, e che foto, robe del genere. Ma quindi se tu tornassi indietro comunque devi fare la stessa cosa, cioè Fabiano è arrivato a fare 20 per me fa parte dell'hip hop questo. Ok, quindi con la tua mentalità di adesso succede una cosa del genere, con la mia mentalità di adesso avrei fatto meglio. Ok, sai cosa avrei fatto? Mm-hmm. L'avrei dissato da solo. Grande, grandissimo. Come, allora, come ho fatto con Marrakesh. Sì, sì, no, ti voglio bene, ci arriviamo. Oh, è lunga, no. Abbiamo un sacco di cose da dire, ti voglio bene Fabio. Abbiamo un sacco di cose da dire, sapido, anche se ti sei dimenticato di me. Anche se eri il mio primo fan. Abbiamo un sacco di cose adesso, aspetta. Quindi adesso lentamente ci addentriamo nel tuo album, ok? Sì. Perché io me lo sono mangiato. Ah, adesso, sì, sì. Dai, carino. Sì, no, spacca, ci sta. Una pirata. Bravo, si chiama Io non mollo la presa. Non mollo la presa. Non mollo la presa. È uscito nel 2012, sì. 13 titoli, sì. 7 ospiti, sì. 3 remix. Sì. Allora, prima di tutto mi chiedo, vabbè, questo abbiamo appurato il fatto che negli anni 90, 2000 non era necessario, non c'era neanche bisogno alla musica, cioè faccio i dischi, quindi yeah. Io mi chiedo solo, la prima domanda che mi viene, perché farlo uscire nel 2012 e poi caricarlo solo nel 2021, cioè invertendo il 12 nelle piattaforme? Ah, ok. Guarda, è semplice. È la cabala. No, è semplice la mia risposta. Non è fatta apposta niente. È che io faccio tutto da solo. Ok. Quindi, sai, quando fai tutto da solo, sì, le cose... vai a tiramenti di culo, ecco. Mm-hmm. Quindi sì, perché faccio tutto da solo? Perché se avessi qualcuno che facesse le cose dietro, che non ho mai voluto, mm-hmm. quindi cioè, chi fa per sé fa per te, infatti sono ancora qui. Ok, come ma tu sono ancora qui. Sono ancora qui, ma tu allora, nel fare le cose sempre tu da solo, non pensi che a livello di carriera avresti potuto avere molta più esposizione, quindi molto più successo se avessi avuto un team di persone che ti aiutava a gestire altre cose? Sicuro. Ma sembra che in fondo non ci sia mai interessato, oppure... Cioè, perché poi, allora, tu sei un personaggio che è difficile da capire ascoltando solo la tua musica, sai? Perché cioè, tu, come hai detto prima all'inizio, tu non dai pezzi di te. Io sono della tua generazione, non so poco come te, no? Io sono così, mi chiedo, io so che sono successe cose un po' buie nella tua vita in certo. un periodo prima del tuo album proprio a cavallo, e credo che ci siano che le cose ti abbiano anche fermato. Allora mi chiedo perché non hai fatto come tutti gli altri che usano quelle cose, cioè, perché se vuoi te lo dirai, sì, tu, sì, che sì. usano quelle cose per creare hype. Sì, 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 capito, voglio dire. Allora io praticamente nel 2005 poco dopo il mixtape più, diciamo, più bello della storia dell'hip hop italiano, secondo me, che è PMC versus Club Dogo. Sì, figo, quello è emblematico. Secondo me è il più bello di tutti. Sì, sì, ma lo sanno tutti, tutti lo sanno. Ma inutile che lo... Ma poi non si è mai più fatto una cosa del genere nel frattempo. Non lo faranno mai più. Mai più. Ma lo sapevamo già quando l'abbiamo fatto, sapevamo già che non, cioè, beh, che era una cosa che sì. rimarrà nella storia. E poco dopo, io ero un ragazzo molto vivace. Dire vivace è un eufemismo, quindi... quindi è capitato che sono stato detenuto per un po' di tempo, quindi 2005, fine 2008. Wow! Un periodo sì. Di tempo che è lungo, sì, l'età, è lungo, è lungo. L'età di un bambino che va all'asilo. Sì, è lungo. Cioè, dalla nascita all'asilo, sì. Per dire, cioè, lo vedo sempre così. E, fu un'esperienza che, cioè, uno dice, galera, tutto schifo, tutto... Sì, lo è. Mm-hmm. Fui arrestato in Germania poi, cioè, quindi un'altra esperienza nuova, sì. quindi devi imparare un'altra lingua. Sì, devi adattarti di nuovo là, 3 anni dentro, oh signore! Quindi sì, ho dovuto fare tutto da zero. E niente, cioè, cosa mi viene in mente? Che praticamente appena sono entrato io, sembra che le case discografiche avessero preso uno schiaffo. Mi ricordo. E hanno iniziato a dare contratti a tutti proprio, cioè...
E io ero nella lista, cioè io il contratto me lo prendevo in Mazzini Maghreb, io l'altro, Royal Medi, ti voglio bene frate, eravamo lì, solo che abbiamo già avuto una proposta prima noi, solo che io non c'ero, mi stavo formando per diventare uomo, io così la chiamo la cosa, perché cioè, quel periodo lì, 3 anni, diciamo che... mi hanno aiutato ad essere, cioè a fare un'altra metamorfosi. Ho capito, lo vuoi dire, cioè tu hai visto anche lì, hai avuto la forza di vedere i bicchieri comunque mezzo pieno. Yes. Capisco quello che vuoi dire, cioè trovare le cose positive dentro anche la merda, un'esperienza super negativa. Infatti lì gli dicevo che ero un rapper che, cioè se non fosse per la galera potevo diventare qualcuno. Ma no, tu sei già qualcuno. nel senso, tu sei una leggenda. Qualcuno, perché quando dici qualcuno, lo so, no, non mi manca niente, grazie a Dio. E niente, praticamente una volta ero con un mio compagno di cella, un ungherese, stavamo guardando Rai 2. C'eri tu e Fabiano. Mi ricordi di questa cosa. C'eri tu e Fabiano. Incredibile. Allora io al tipo gli faccio, oh, i miei amici, gli faccio il mio amico, cioè guarda lì. Lui mi guarda e mi si mette a ridere, fa, dai sta zitto, mi faccio. Quali tuoi amici? C'è una roba del genere. Incredibile. E io guardo il tipo e dico, guarda che è un mio amico per davvero. Cioè guarda che quelli sono amici miei. E lui, dai, non dire cazzate. Ma poi se lui avesse saputo, tu all'epoca poi ti ricordi il disco prima di Notte, sì, di Fabiano? Sì. Avevamo fatto uno skit. Sì. Cazzo, incredibile. Lo racconto che mi viene la pelle d'oca, fratello. Bisogna raccontare questa cosa. Mi viene la pelle d'oca, fratello. Cioè, il skit dello studio di Ask. No, bro. Dove facevi quello che esce dal gabbio e ci ha visto... merda, mi viene la pelle d'oca, ragazzi, ti giuro. Io ho la pelle d'oca. Ti giuro, è successo, vi giuro. No, bro, ragazzi, attenti a quello che si fa. Ti giuro, la vita. Cioè, capito? Cioè, abbiamo fatto lo skit che tu eri in gabbio. Ci hai visto in TV. Allora sei uscito di Oh, ma rega, se adesso ti hai detto famosi, robe del genere. 2005 succede, la vera. Non ci credo. Incredibile, la vita è proprio, cioè incredibile proprio. No, ma è fatta. E quindi tu questa cosa qua non la metti avanti nelle tue canzoni. Tu non fai come tanti altri. La cito. Sì, la citi, ma tu non hai costruito una carriera su questo, perché molta gente, anche adesso, costruiscono tutta una carriera su queste cose, no? Perché sanno che questo fa fantasmare, fa capito? Non è bello. Io condivido, no? Non è bello, perché a me se mi chiedessero qualcosa e dico a tutti quanti ragazzi, evitate quella roba come la peste, perché lo racconto questo aneddoto perché è molto importante, perché così capiscono i ragazzi. Praticamente ero in un posto, in un carcere di Monaco di Baviera, si chiama Stadelheim, è un carcere di 2000 persone. Ci stanno solo le persone che sono ancora in attesa di giudizio, ok? Quindi transitorie. Sì. Io incontrai un ragazzo di origini tunisine. E questo qua era sospettato di aver ucciso suo vicino di casa. Ok. Ok, quindi omicidio, cosa di grosso. Di grosso, no? Sì, di grosso. Lo incontravo giù nell'aria, no? E si metteva a sfogarsi con me. Mi diceva, non l'ho fatto io, fra. E dice, guarda che ti credo, cioè, si è suicidato, amico mio, questo qui. Si è suicidato. Davvero? Si è suicidato prima del giudizio. Ai. Ok? Perché consiglio ai ragazzi di non fare gli idioti? Perché puoi fare una cazzata grande così. Sì, è vero. E vai dentro, e credimi, se non hai la buccia, finisci male, cazzo. È vero questo? Bisogna dire ai ragazzi, la clay, cioè, la carcere, lasciate la stare quello che fa, io faccio, che magari quello lì stesso, se va là dentro, sì. Non regge. È vero. Perché poi ultimamente tutti cantano, so. Fanno cagate e cantano tra di loro, quindi state attenti ragazzi, cioè, quelli lì non sono degli esempi, cioè l'esempio, cioè, a me mi hanno insegnato questo, Tech, l'ho imparato nella vita, non ascoltare mai quello che ti dice le cose che ti fanno ridere, quello da svago, ascolta quello che ti fa piangere, quello che ti punta il dito, che ti dice cazzo non farlo, ok, quello che ti prende per il collo, ti dice non farlo, quello che devi ascoltare, non devi ascoltare, e poi tutte queste scenate, cioè sto vedendo uno scempio ultimamente. Condivido. Ci arriveremo. Non so che ci arriveremo. Ci arriveremo. Ne hai per mettere, no? Sì, no, ne ho. Non vedevo l'ora di baccarmi in questa casa. quando tu facevi quell'album, no? A noi interessa sempre sapere le motivazioni e lo stato d'animo. Cioè, come ti sentivi in quel periodo? Cioè, eri stato lì, 2008, sei uscito, arrivi in Italia, trovi, questo si sente, il disco, trovi che hanno distribuito dei contratti a tutti. Sì.
non cioè nel senso, come volevi prenderti il tuo posto oppure era solo per dirvi ragazzi, cioè, sono ancora qui e so, cioè, come in che stato di animo l'hai fatto questo? Lo stato d'animo era ragazzi, io vi consegno questa lettera che è l'album. Se volete leggerla vi fa bene, se non volete leggerla mettetela da parte, cioè nel senso, cioè, siete liberi di fare quel che volete, cioè, però volevo dimostrare che spacco, cazzo. Uh-huh. Cioè, questa è la cosa, cioè, che so scrivere, che so fare il pop. Sì, sì. Diciamo che praticamente l'unica cosa che mi è stato sul cazzo è il fatto che c'è qualcuno che ha preso il contratto grazie a... ha una cosa che non è neanche sua, cioè. Okay. Quindi non voglio neanche stare a nominarlo, okay. Però sì, lo dissai anche nel mio, sì, cioè, sì, lo dissi anche nel bello, sì, quindi, allora, quando io ascolto quel disco, no? Io te l'ho detto, si sente che tu sei incazzato, sa dalla scena hip hop, da tutto lo scempio che c'è in giro e tutto il resto. Mi fa ancora più schifo adesso, quindi. Ecco, allora io ti chiedo, no? Se tu fossi oggi Jacopo Pesci, sai che Jacopo Pesci è il boss del rap italiano, il boss cinese, quello che... No, io ho lasciato un altro boss, però conosco chi è Pesci. Sì, capito, Pesci. La che... boss era una donna. Ecco, una volta, bravo. Adesso c'è Jacopo Pesci. Lui? Sì, Island, che è lui, che c'ha tutti... A piacere, io sono Mopascià, ma saprei già chi sono. Grande. Se tu fossi lui, eh? Cosa, se tu adesso, supponiamo che adesso non c'è più e quindi tu prendi il suo posto, cosa faresti?